Bentrovati a tutti quanti voi, eccoci qua per il borsino di oggi. La politica, la gente mi chiama e vuole il borsino perché le cose non vanno affatto bene in città. Eccomi qua a ripetere sempre le solite, le medesime cose. Il borsino mette in evidenza purtroppo le negatività di questa bellissima città, la più bella in senso assoluto, perché c'è una disamministrazione davvero enorme, non c'è sicurezza, non c'è ordine, non c'è niente. Vengo a scoprire oggi, proprio oggi pomeriggio, che la giunta municipale, vediamo un po', eccola, ce la trovo, eccola qua, ha fatto una delibera di giunta, ci si sono riuniti tutti quanti, tutti e sei. Il giorno 28 del mese di luglio e hanno deliberato di probabilmente querelarmi a proposito di un articolo che tutti quanti voi avete letto, ma di un fatto che tutti quanti voi sapete. C'è un problema con la luce perché c'è tanta tanto caldo, e sapete, la luce salta, sta saltando. Su questo l'amministrazione non ha colpe, altre colpe. In pratica l'articolo che ricorderete tutti quanti voi è: Agropoli, vigili beccano due uomini in amore al municipio, che era un articolo di gossip, lo ricordate, no? E nel quale, dice la delibera di giunta, viene tra l'altro riportato quanto appreso: la casa comunale è diventata un puttanaio. In uguale data, il succitato articolo è stato condiviso e commentato sul social network Facebook, tra gli altri da un profilo apparentemente riconducibile e omissis con la seguente affermazione: salutami il segretario comunale, si riferisce praticamente a chi l'ha condiviso. Poi in data 5 giugno, sempre sullo stesso profilo, su social network, è stato pubblicato un post che riporta testualmente: Agropoli, città da mare, con il municipio da bordello. Il concorso di vigile andrebbe rinviato, occorre rifare. Questo non l'ho scritto io, l'ha scritto qualche altro, loro probabilmente si rivarranno anche contro quest'altra persona. Cosa che a me interessa molto poco. Allora, ci sta che il sindaco, piuttosto che l'assessore ignorante di Filippo, sentitosi offesi, mi vadano a querelare. Ci sta. E ammesso che io li abbia diffamati, a faccia gialla e all'assessore ignorante. Cric e crop, il gatto e la volpe, stadio e olio. Ciccio e Fra. Ma è la loro viltà, sapete dov'è? La loro viltà è nel voler travolgere, coinvolgere gli altri che purtroppo si sono fatti travolgere. E mi riferisco a Rosa Lambasone, a Vanna D'Arienzo, a Roberto Picella e a Nino Ciangiolo, con il quale ho parlato al telefono. Tutti e quattro hanno votato questa delibera di giunta. Naturalmente la mia stima nei confronti di tutti e quattro è immutata. Se pensate che io da domani mattina mi metto ad attaccare questi quattro signori, vi sbagliate totalmente, mi sbagliate totalmente. Naturalmente se mi dovessero rinviare a giudizio, io li chiamo in giudizio, perché poi naturalmente faremo loro delle domande particolari. E invece credo che il tono di viltà del sindaco Faccia Gialla e di Filippo hanno toccato il fondo, totalmente il fondo. Perché è evidente ed è palese che gli brucia il culo a tutti e due, che li ho fatti diventare gli zimbelli della città, politicamente parlando, perché sono scarsi, sono
in una condizione pietosa come politici e vogliono travolgere gli altri. Naturalmente i quattro potevano anche rifiutarsi di entrare in giunta e di votare un atto del genere. Ma la cosa grave e la colpevolezza, secondo me, di questi due soggetti è che rispetto ad una notizia di gossip data, invece di mettere ordine nel comune, si tenta di chiudere la bocca a chi ha dato la notizia. Questo è un comportamento che si usa nella peggiore Sicilia, nella peggiore provincia di Caserta. Voler chiudermi la bocca, lo dirò se sarò chiamato in giudizio, per un gossip è quanto di più grave per quanto concerne la libertà di opinione e di pensiero. Io mo mi rendo conto che il sindaco Butali Passi è tallonato dalla moglie, ma sapete che fa la moglie? La moglie telefona alla gente continuamente, c'ho le testimonianze, perché poi vengono da me: Sergio, è vero che le riceva? Sergio, è vero che le riceva? E dice che l'altra sera in una discussione su 10 persone la moglie aveva chiamato a 4-5 persone. La moglie del sindaco, quella che fa la bella faccia, la faccia dell'innocentina, ha da fare con me, ha da fare. L'innocentina. Io credo che Butali Passi debba vergognarsi di porgere il fianco anche alla moglie. Deve vergognarsi, perché voleva fare il sindaco, ma essere guidato e telecomandato da una che pensa di essere furba, ma che furba non è, perché è sgamata. L'altra sera ha chiamato ad una donna che ha avuto anche un importante ruolo a livello giudiziario, la quale mi ha chiamato e ha detto: tu mi che essere combina, lasciamo stare questo. Allora, se questo non ha le palle, non dà il coraggio, non ha il fegato di amministrare, viene guidato dalla moglie, da chi poi ce l'ha messo là, ed è evidente che poi tenta di fare la stessa cosa con gli altri. Questa, io, oltre alla premessa che ho fatto, è la cosa che mi colpisce, che quattro assessori vanno a deliberare una cacata, perché è una cacata, totalmente una cacata. Cioè, per tutte le cose che gli ho detto, che fa fare una proposta di querela su un gossip del municipio? E allora mo vi dico proprio tutto, mo ve la dico tutta. Io a Rosa Lambasone la voglio bene, perché è una donna seria, è una donna per bene, ed è una donna che, soprattutto dal punto di vista umano, alla mia famiglia ha fatto del bene. Quando ho sentito in giro la bugia e la diffamazione verso Rosa Lambasone, che in quel contesto comunale poteva esserci lei e non era vero, ho fatto invece qualche verifica che dirò al giudice, naturalmente, non sto qui a dirlo. E mi hanno detto che era come prevedevo io, che Rosa Lambasone non c'era, perché poi tutti quanti si prendono gioco di questa Rosa Lambasone, tutti dicono la parola col difetto verso una professionista seria. E lei che fa? Firma una delibera di giunta. Allora io devo pensare un'altra cosa,
qui finisce la critica ai quattro, che tutte le porcherie che fanno Di Filippo e il sindaco, porcherie amministrative, vengono sottoposte agli altri quattro della giunta, che non li votano, che non li guardano nemmeno, non li valutano nemmeno, firmano e basta. A me questo mi preoccupa, perché se Ciancio, Apicella, Lampasona e Vanna D'Arienzo, che stimo, per me Vanna è la migliore assessore degli ultimi 30 anni del comune di Agropoli, non hanno valutato questa proposta, alla quale a mio avviso dovevano dire no, fermiamoci, perché qui non ci sono gli estremi. Questo fatto è avvenuto, perché lo sanno che è avvenuto, lo sanno che lì c'erano due uomini, confermo, non è che questi vogliono fare la querela, io mi fermo. Là c'erano due uomini, dei quali io non ho fatto il nome, ma che i vigili urbani hanno trovato, e hanno trovato, e verranno a testimoniare. Per cui, sia ben chiaro, e per quanto riguarda la giunta, la finisco qua, credo che come a cuor leggero i quattro della giunta hanno firmato una delibera molto strana e molto particolare, mi aiuta a credere che anche delle altre cose non le leggono e firmano, e fanno da stampella a due che il municipio lo stanno inguaiando, anzi tre, che Di Filippo, il sindaco e la moglie. Mettetevelo bene in testa, io non mi faccio abbindolare dalle minacce che mi arrivano da gente vicino alla moglie, perché mi arrivano delle minacce, dove dici no, ma quella poi può fare un brutto gesto, perché sanno la mia sensibilità, per tenermi, diciamo, calmo, dici che Sergio si dispiace, e ho fatto così per un anno, quando mi hanno mandato l'avvocato Basile, da me, un anno fa in estate, per dire Sergio tu hai sulla coscienza, disse Giovanni Basile, se succede qualcosa alla moglie del sindaco. E che te succede alla moglie del sindaco? Ma voi credete di far fessa a me? Iva cat e ring se voglio. E continuate a farmi minacciare. Continuate. Tanto una volta mi devono sparare. Allora questi vogliono chiudermi la bocca in ogni modo, con atteggiamenti da Sicilia e da Caserta. Non hanno capito nulla, nulla. Se credono, lo ripeto ancora, che io me la prenda con i quattro firmatari in giunta se sbagliano, perché lì mi rendo conto che loro fanno la politica e devono agire così. Poi fuori dalla politica sono dei galantuomini, lo confermo e lo dico. Anzi, per quanto riguarda Vanna D'Arienzo, ritengo che va al di là, cioè a me è un assessore che piace tanto, la confermerei a vita, ma lo sa pure lei, che i complimenti li ho fatti pure lei, perché opera, sa operare e sa dove mettere le mani. Quindi, lungi da me, dispiace di Roberto, che ho difeso a spada tratta Roberto Apicella, lo sapete bene, mentre ingiustamente, tutto il paese gli va contro. Ingiustamente, perché comunque quello lavora,
mo le cose gli riescono bene, gli riescono male, è un uomo che lavora per la città, non piace, non lo votate, piace, lo votate, però lavora. Ma Di Filippo e muta i passi con moglie, ce lo giochiamo fino in fondo, ce la giochiamo, fino in fondo, mi dovete far sparare, che siete mappina e mappnella, mi dovete far sparare, perché siete scarsi, per questo comune siete un pericolo, solo un pericolo, meglio che parla in terza persona, perché talmente lo schifo che tengo verso tutte e due, anzi verso tutte e tre, è talmente lo schifo. Sergio, alla fine, è uno che scribacchia, scrive, verrà qualcuno dopo di me che vi farà pagare tutto, perché Di Filippo è giovane, mi auguro che viva oltre 100 anni. Mutalipassi è giovane, mi auguro che viva oltre 100 anni. La moglie di Mutalipassi è giovane, mi auguro che viva oltre 100 anni. Io non auguro male fisico a nessuno. Anzi, è una strada un po', ci mancherebbe altro. Ma si ricordassero che la loro cattiveria, il loro arrivismo, il loro vergognoso modo di trascinare la gente nella polemica li porterà su una strada lastricata, piena di pericoli. Non finisce certo qua. Lo dico perché? Perché sono dei vigliacchi. Se la mia, l'altra volta io ho detto, Di Filippo mi ha querelato, si sente offeso su una cosa, ha tutto il diritto di querelare. Ci sta. Anche il sindaco, se mi ha querelato su altre situazioni, ci sta. Ma andare a prendere un pretesto dove loro sono i colpevoli, perché non sanno amministrare il paese, se vanno a fare sesso due uomini nel comune di Agropoli, lo sanno amministrare il paese, e allora questi non cadono sulle corna, perché corna non ne hanno, cadono sulle orecchie, perché i due gay rispettabili dovevano andarle a fare fuori dal comune quelle cose là, non nel comune, invece di prenderle per le orecchie e cacciarli fuori dal municipio di Agropoli. Che fanno? Portano in tribunale il gossip. Sono dei poveracci. Sono dei poveracci. A me una denuncia in più, una denuncia in meno. Sono poi quasi tutte pretestose. Quando il giudice leggerà la querela, quando il giudice ci farà 4 risate, ma 4 risate, naturalmente, poi, visto che sono stati chiamati in causa, chiameremo il testimoniare pure chi trombava al comune quella sera. Nomi non ne abbiamo fatti. E loro parlano di onorabilità del comune di Agropoli, dopo che sul comune il sistema ha fatto venire la DIA, la DDA, la procura 100 volte, e
parlano di offesa al comune di Agropoli per la trombata di due ricchioni, pardon, due gay, no, ma sono ricchioni, sapete perché? Perché i gay sono rispettabilissimi, sono rispettabili, fanno quello che vogliono, vanno a fare fuori dal comune. Ricchione è chi si va a nascondere dietro il comune per fare certe cose. Naturalmente a quell'ora devono trovarsi un bell'alibi i due protagonisti. Invece di mettere la cosa a tacere, la inaspriscono di più. E beh, vogliono creare l'attenzione sulla su questo e non sulle loro nefandezze. Ma no, ma la gente li conosce bene. O se li comprano o non prendono manco un voto. Devono comprarseli. Non pigliano manco un voto. Che questi voti di opinione non ne prenderanno nessuno più. Nessuno. Per far capire, cioè, ma dov'era il sindaco mentre quei due trombavano nel comune? Dov'era? Chi ha le chiavi del municipio? Chi ce le ha le chiavi del municipio mentre i due trombavano lì dentro? Cioè, lui fa trombare due sul municipio? Boh, naturalmente metteranno tutto sotto traccia. E scaricano sul gossipara, cioè io, colui che ha fatto il gossip, colui che ha scritto il gossip, la colpa. E beh, ci vuole coraggio, ma coscienza. Questi la coscienza non ce l'hanno a posto. Assolutamente non ce l'hanno a posto. Ce l'hanno sporca la coscienza. Andremo avanti però, andremo avanti. Non vi preoccupate perché andremo davanti al giudice a dire il tutto. Però mutare il passo, mutare gnocca, passerà sempre per il sindaco. Del trombamento gay al comune. E quando muta le passi facevo così, pure i ricchiuni trombavano la roba. Questo si dà. Cioè passerà la storia come il sindaco del degrado morale e intellettuale. Ma che brutta fine ha fatto questo muta le passi, questo faccia gialla. Che brutta fine ha fatto. Ma non si vergogna. Is è un compare suo di Filippo. Non ci vergogna. Ma ne vedremo delle belle, non vi preoccupate. Borsini e borsette. Vergognatevi, vergognatevi, invece di andare a punire chi cose che può fare rispettabilmente fuori, li va a fare al municipio. E sappiamo tutti chi è. Lo sappiamo tutti chi è. Se la prende con chi ha scritto l'articolo. Mentre immoralmente, immoralmente, il sindaco paga a fior di quattrini con i soldi dei cittadini un ufficio stampa che fa poco e niente, che fa un lavoro sicuramente ridotto rispetto agli emolumenti che prende. E tutte le barzellette che finanziano al municipio, poi bisogna pagarle con il parcheggio a pagamento, fanno pagare pure l'aria che respiriamo ad Agropoli, fanno pagare. Ma è che io sia finito nel mirino come il buon Maurizio Cauceglia,
e come tanti altri, non è che la cosa mi dispiace. Ma si dice che ride bene chi ride ultimo. Anche a First Lady, la First Lady. Poi parlavano della povera Angela, la compagna di Adamo Coppola, una donna di un perbenismo esagerato. Parlavano di lei, quella che saluto. Non sono degni nemmeno di allacciargli le scarpe ad Angela. Questi qua è la moglie dell'attuale sindaco. Siamo passati dalla padella alla brace. Ma questo per gli agropolesi è soltanto una conferma per riderci sopra. Perché lo scandalo di Nuda Ripassi e di Filippo, della loro presenza al comune di Agropoli, è ben noto a tutti. È ben noto a tutti quanti, chi più e chi meno. Queste sono le cose vere. Invece di amministrare il paese, vogliono tenere per la gabbezza la gente, cioè mi chiudono la bocca a me, ma da sparare. Per chiudermi la bocca. Lo dico a Nuda Ripassi e a Di Filippo. Che qua calano la testa. Svanacquando quando mi vedono. Tra l'altro, la vergogna è che c'è un operatore di polizia molto, molto bravo, il buon Carlo, molto amico di Nuda Ripassi, quale mi chiamò dopo che venne eletto sindaco di Nuda Ripassi e mi disse: Sergio, ma dice Nuda Ripassi, cioè perché Nuda Ripassi andava dicendo che lo volevo picchiare. Immaginate che coniglio che è se io andavo a sporcarmi le mani su un essere del genere. Se io mi andavo a sporcare le mani su questo essere. Allora la morale della favola è, i cittadini lo sappiano, non è che c'è un fatto e c'è una querela, che può essere sicuramente un fatto giusto. Perché se io offendo, è giusto che io venga querelato. Il problema è che un fatto di una vergogna inusuale, che due uomini scopavano al comune mentre Nuda Ripassi faceva il sindaco, ci fanno la querela. Ecco perché la giunta doveva dire no. La giunta doveva dire no. Però io, per carità, non ce la devo. Lo dico per il futuro. Gli intrallazzi di Nuda Ripassi e di Filippi se li devono vedere loro. Non possono coinvolgere gli altri. No. Sono piccoli, piccoli, piccoli. Nuda Ripassi e Di Filippo. Per quanto riguarda le querele, se verranno a pigliare capoccia, ragazzi, ve lo dico subito. Mi fanno fare gli arresti domiciliari. Se io vado in galera, ma non ci andrò in galera, perché, come sapete, ho ragione. Per i reati di opinione non c'è vergogna. Non c'è nessuna vergogna. La vergogna è per gente come Nuda Ripassi e Di Filippo. A Di Filippo non c'è problema perché prima o poi alle 4 la mattina arriveranno, perché ci sono 4-5 querelle particolari. A Nuda Ripassi disonesto non lo faccio, per carità. Tanto disonesto non lo faccio, è scemo. Uno proprio terra terra, messo in mezzo dalla moglie, da quattro, no? Che usa menzucci, no, con la sua faccia già. Datemi un'altra volta a querelare,
che sarà la vostra autoquerela, sarà un'autodenuncia quella che andrete a fare. Spero che il pubblico sia un po' divertito oggi, che i follower si sono un po' divertiti. Mi scuso con tutti i miei tantissimi follower che mi seguono tutta Italia per le questioni del calcio, ma questo borsino lo metto anche su questo canale, mi scuserete. E naturalmente tutti quanti vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube Sergio Vessicchio, ad attivare la campanella delle notifiche e mettere un like se lo ritenete opportuno. Mutano i passi il sindaco dei Froci al Comune, che trombavano. E se la piglia con chi l'ha scritto, poveraccio. Ma io, ma quando guardo in faccia al figlio, dice, ma si rende conto, insomma, tra i passi o no? Quando guarda in faccia al figlio, non si rende conto. Ma alla prossima.